Buongiorno a tutti, benvenuti al seminario L'innovazione tecnologica al servizio della medicina del futuro, organizzato presso il Politecnico di Milano dai partner del progetto di ricerca NewMed. Il progetto, che ha un contenuto altamente innovativo, impatta, fra le altre tematiche, sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, salute e benessere e parità di genere. Durante la prossima ora i relatori vi illustreranno come le innovazioni tecnologiche sviluppate all'interno di questo progetto impatteranno sulla medicina del futuro. Prima di lasciare la parola ai relatori, vi ricordo che alla fine del seminario i relatori risponderanno in diretta alle vostre domande, che potrete scrivere in qualunque momento utilizzando il form di Google che è citato sotto il titolo del video, per chi sta seguendo la diretta su YouTube. Passo subito la parola al nostro professore Dario Polli del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano. Grazie in anticipo per l'attenzione. Eccoci. Buon pomeriggio a tutti. Sono il professor Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e ho il compito di introdurre la chiacchierata di oggi pomeriggio, in cui speriamo, in parole molto semplici, di comunicarvi che cosa si fa all'interno dei laboratori di ricerca del Politecnico di Milano, ma anche di altri partner istituzionali come l'ospedale Humanitas e altre ditte che lavorano con noi, che insieme a noi stanno lavorando per sviluppare nuove tecnologie per la medicina del futuro. Infatti il titolo di questo seminario, di questa presentazione, è Metodi e materiali innovativi per la medicina di precisione e personalizzata. E vi faccio una breve introduzione, poi ci saranno gli altri relatori che vi presenteranno meglio che cosa si fa oggi per la medicina personalizzata. Quello che noi facciamo è un progetto appunto collaborativo con molti partner, in particolare finanziato dalla Regione Lombardia, che ha tre grossi obiettivi. Il primo obiettivo è quello di sviluppare dei microscopi innovativi. Questi microscopi, che speriamo siano presto disponibili, ci vorrà ancora qualche anno di ricerca, l'idea è quella di arrivare in futuro ad avere in sala operatoria un microscopio come quello che vedete qui rappresentato. Ecco, prendo il puntatore, e accoppiarlo ad un sistema particolare, un sistema laser. Noi in particolare ci occupiamo proprio di sviluppare nuovi sistemi laser e di analisi dei colori della luce emessa dalle sostanze biologiche come cellule e tessuti del nostro corpo, e grazie a degli algoritmi della rivelazione tramite circuiti elettronici e degli algoritmi di intelligenza artificiale, arriviamo a dimostrare che è possibile diagnosticare in maniera più precisa i tumori. L'ambito di applicazione non è solo quello dei tumori, ma è il principale obiettivo della ricerca, che appunto cercherà di portare in clinica tra qualche anno uno strumento in grado di fare analisi tumorali in maniera più quantitativa e riproducibile rispetto allo stato dell'arte. Il secondo obiettivo del progetto è invece quello di utilizzare della fluorescenza per fare una diagnostica più precisa e con alta risoluzione in ambito operatorio. In ambito operatorio, quindi, vedete qua alcune immagini, poi il professor Valentini vi spiegherà un pochino meglio. La fluorescenza è quello che noi conosciamo, ad esempio se andiamo in una discoteca i nostri vestiti bianchi sembrano illuminarsi da queste luci ultraviolette che fanno emettere luci di fluorescenza ai nostri tessuti. In ambito clinico si iniettano delle sostanze di contrasto che fanno illuminare i tessuti con certi colori particolari, e quindi è possibile riuscire a vedere alcune caratteristiche dei tessuti e quindi aiutare il chirurgo nella fase appunto operatoria. Il terzo obiettivo, invece, più che di tecnologia, è più legato alla scienza dei materiali, alla chimica, e riguarda quello di iniettare all'interno del corpo umano dei nanovettori, è quello che conoscete come nanomedicina, che possono andare a localizzarsi nel sito, ad esempio in questo caso del tumore, in maniera precisa, oppure nel sito della patologia che si vuole andare a curare, e questi nanovettori sono intelligenti perché riescono a legarsi in maniera specifica al target
target che si vuole e trasportare con loro il farmaco che vuole andare a curare appunto il problema e anche magari un agente di contrasto che serve ad esempio per fare un'analisi in tempo reale della patologia. Ecco, quindi questi sono un po' in brevissima sintesi gli obiettivi tecnologici molto avanzati che richiedono una competenza trasversale e infatti noi siamo un team di fisici, chimici, matematici, ingegneri, abbiamo tecnologie laser, tecnologie di spettroscopia, cioè di analisi dei colori della luce e anche di analisi dei dati, intelligenza artificiale, machine learning e quant'altro per riuscire a mettere insieme questi obiettivi e quindi nel lungo periodo aiutare la medicina del futuro. Passo la parola a Benedetta Talone che vi presenterà il primo di questi obiettivi, appunto quello del microscopio innovativo. Buonasera a tutti, io sono Benedetta Talone, una dottoranda del Politecnico di Milano e oggi vi parlerò di come nei nostri laboratori lavoriamo allo sviluppo del microscopio del futuro. Quando si pensa ad un microscopio viene in mente un oggetto del genere, questo è un microscopio tradizionale, il suo funzionamento è basato sui principi dell'ottica lineare, è uno strumento molto comune, lo trovate in quasi tutti i laboratori di ricerca e negli ospedali ed è commercialmente disponibile, quindi si può comprare. Nei nostri laboratori noi ci occupiamo di fare microscopia avanzata. Questa volta il funzionamento è basato su dei principi di ottica non lineare e questo tipo di microscopi è più raro da trovare e in molti casi non è neanche disponibile commercialmente, quindi per averne uno bisogna letteralmente progettarlo, assemblarlo, renderlo funzionante ed è esattamente quello che facciamo noi in laboratorio. Qui in dettaglio vedete l'immagine di uno dei nostri microscopi. Quali sono i vantaggi di usare questo tipo di microscopia? Innanzitutto è non invasiva, quindi non impatta la biocompatibilità del campione che stiamo osservando, non necessita di coloranti, è real time, quindi potenzialmente applicabile anche in sala operatoria per applicazioni cliniche, è chimicamente specifica, quindi ci dà informazioni sulla specie chimica dell'oggetto che stiamo andando a osservare. È quantitativa, quindi dà un'informazione che è misurabile ed è molto importante quando si fa ricerca o scienza in generale, e dà un'informazione 3D, quindi non ci limitiamo più a osservare il solo piano, diciamo, XY, ma andiamo anche ad avere informazioni sulla profondità del nostro campione. Noi in particolare ci occupiamo di microscopia vibrazionale che si basa sull'effetto Raman. L'effetto Raman scoperto dal signor Raman che gli valse il Nobel nel 1930. Cos'è l'effetto Raman? Grazie all'utilizzo di una sorgente di luce laser possiamo andare a eccitare una molecola, in questo caso in figura vediamo una molecola di acqua, e questa molecola sotto l'azione di questo laser inizia a vibrare. Andando a ascoltare, ad analizzare la vibrazione emessa da questa molecola, si può andare a capire qual è la molecola che sta vibrando, in questo caso la molecola di acqua. Adesso vorrei farvi vedere un breve video per farvi vedere com'è una giornata nel nostro laboratorio. Thank you.
Ok, e adesso parliamo di risultati. Quella che vedete in figura è una vertebra murina, quindi una vertebra di topo, nella tipica colorazione utilizzata comunemente per fare diagnosi di tumorali o di malattie osteoporotiche, per esempio. Un'immagine di questo tipo è quello che si trova davanti un medico quando deve valutare se c'è la presenza di una malattia o no. Con il nostro microscopio, andando a lavorare su un campione assolutamente identico, ma pressoché trasparente, senza l'aggiunta di coloranti, otteniamo una cosa di questo tipo. Come vedete, l'immagine è in falsi colori, ad ogni colore è associata una specie chimica, per esempio in blu potete vedere il collagene. Questo è un risultato molto importante perché toglie l'interpretazione del dato dalla responsabilità del medico, l'affida al microscopio. Poi, sempre all'interno di questo progetto, oltre ad andare ad analizzare vertebre murine sane, siamo andati ad analizzare anche vertebre patologiche, quindi malate, in cui era stata indotta una mutazione per indurre una malattia simile osteoporotica. Già ad occhio potete notare che ci sono differenze fra le due vertebre. Ovviamente lo studio è proseguito, abbiamo approfondito la ricerca facendo delle analisi statistiche, e quello che abbiamo dimostrato è che effettivamente il nostro microscopio è in grado di discernere una vertebra sana da una malata. Andando avanti, abbiamo concluso anche un altro studio in combinazione tra il nostro microscopio avanzato e terapie basate sulle cellule staminali. Normalmente, quando ci troviamo davanti un paziente che può avere un qualche difetto tissutale, quello che si può fare è andare a prelevare delle cellule staminali direttamente dal paziente, manipolarle esternamente, quindi andare a generare in vitro il tessuto desiderato a partire da queste cellule staminali, e poi idealmente, una volta che è stato generato del tessuto sano, si può andare a reimpiantare nel paziente per andare a colmare il difetto tissutale iniziale. Ora, normalmente con le tecniche di microscopia tradizionale potrebbe succedere che siano necessari l'aggiunta di coloranti o altre procedure che vanno a impattare sulla biocompatibilità di questo nuovo tessuto nel paziente. Con invece il nostro microscopio, con la nostra tecnologia, riusciamo, in questo caso nella figura vedete delle cellule cartilagine, quindi riusciamo a verificare lo sviluppo e la presenza effettivamente di cellule cartilagine a partire da cellule staminali che in via ideale a un certo punto potranno essere reimpiantate nel paziente. Queste fibre brillanti che vedete sono fibre di collagene. Chiaramente l'immagine è in falsi colori, per fare questa immagine non è stato usato nessun colorante. In modo analogo abbiamo studiato lo stesso problema ma con cellule del tessuto adiposo, quindi cellule lipidiche, e anche in questo caso il nostro microscopio è stato in grado di evidenziare la presenza appunto di vescicole lipidiche formate a partire da cellule staminali. Vi ringrazio per l'attenzione e vorrei ringraziare il professor Dario Polli, il responsabile del nostro laboratorio, e i miei colleghi che lavorano con me ogni giorno. Passo la parola al professor Valentini. Bene, buon pomeriggio a tutti. Io sono Gianluca Valentini, sono un docente di fotonica presso il Politecnico di Milano e oggi vi parlerò di un'attività che è stata svolta nel corso di alcuni anni e che è culminata poi col progetto NUMED, di cui vi parlerò alla fine della mia presentazione. E questa attività riguarda lo sviluppo di tecnologie che dal laboratorio sono già arrivate in clinica, cioè partiamo dai principi fondamentali della fotonica, aggiungiamo tecnologia e andiamo presso il paziente, e qui vedete alcuni esempi. Prima di arrivare a mostrarvi le macchine che abbiamo realizzato, devo parlarvi di alcuni aspetti che sono la base delle ricerche che noi stiamo facendo. Quello che vedete al centro di questa diapositiva è un simulacro di tessuto biologico, volutamente molto generale, quindi vedete semplicemente una regione che ha all'interno degli elementi discontinui. Questi elementi discontinui sono caratterizzati da tre proprietà: assorbimento, diffusione e fluorescenza. Cosa vuol dire assorbimento, cosa vuol dire diffusione, cosa vuol dire fluorescenza? Ecco,
La diffusione la immaginiamo come quella dispersione della luce prodotta dal latte. Se voi prendete della radiazione collimata e la mandate in una bottiglia di latte, vedete soltanto appunto una macchia bianca. L'assorbimento è chiaramente immaginabile con l'inchiostro, la fluorescenza che è già stata citata e ben nota a tutti per almeno alcune esperienze dirette. Questi elementi che noi chiamiamo inclusioni possono essere presenti nel tessuto per effetto di patologie e possono essere diagnosticate, questi possono essere rilevati usando la luce. In che modo? Dobbiamo mandare della luce sul tessuto e ricevere, come dire, rilevare la luce che ha attraversato il tessuto in qualche modo. Ovviamente qui vedete una lampadina e una macchina fotografica, ma gli strumenti che usiamo sono molto più sofisticati e sono tipicamente laser o rivelatori ad altissima risoluzione temporale. Cosa succede alla luce quando passa attraverso un tessuto? Qui lo vedete molto bene illustrato da un quadro del 1600. Vedete questa bambina, questo è un quadro di Georges de Latour, tra l'altro c'è stata una mostra a Milano nel 2020 di questo pittore. La luce attraversa la mano della bimba e diventa rossa, e inoltre vedete che c'è una semitrasparenza nel corpo umano che però non permette di distinguere i dettagli interni. Perché? Perché quando noi facciamo passare luce in un mezzo trasparente, questa passa indisturbata, ma se il mezzo è diffusivo, ecco che abbiamo delle macchie non riconoscibili e che devono essere, come dire, ricostruite per permettere di capire cosa c'è dentro il mezzo. Questo è un modello più realistico. La luce è fatta di fotoni, che per noi sono palline, e lo sono davvero, perché il modello che usiamo è di questo tipo, molto complicato, ma il principio è quello. Le palline rimbalzano nel tessuto e escono dall'altra parte del tessuto. Talvolta vengono assorbite e dalla quantità di luce che scompare, assorbimento, e dal tempo impiegato dalla luce a attraversare il tessuto, diffusione, noi capiamo cosa c'è dentro il tessuto. Questo simulacro lo facciamo proprio in laboratorio, è fatto con delle plastiche, ma è fatto in modo tale da simulare perfettamente le proprietà ottiche di un tessuto. Cosa vediamo in questa diapositiva? Vediamo che i nostri tessuti hanno delle regioni dove la luce viene fortemente assorbita. Questa è la zona del verde, il blu non è nemmeno nella diapositiva, perché il blu è completamente assorbito dal tessuto. Chi assorbe? Il sangue, l'emoglobina. Ma anche nell'infrarosso abbiamo dell'assorbimento, per cui la luce che si chiama vicino infrarosso è assorbita dall'acqua. Questa è la finestra utile in cui noi lavoriamo, quindi abbiamo una zona nella quale la luce penetra, come ci mostra De Latour, ed esce con delle informazioni che dobbiamo decodificare. Come facciamo a decodificarlo? Beh, lo dico in due parole, ovviamente non entro nel dettaglio se non in seguito a delle domande che voi mi farete. L'impulso è molto breve, nel tessuto viene diffuso e subisce assorbimento, poi esce allargato nel tempo. E se guardiamo quello che noi decodifichiamo con i nostri strumenti, ci accorgiamo che un impulso inviato nel tessuto esce deformato per due possibili motivi di deformazione. Questa coda, come vedete, cambia la sua pendenza, questo è un grafico logaritmico, ma non entro nel dettaglio, non ce n'è bisogno. L'assorbimento lo vediamo così. La diffusione la vediamo così, come spostamento del punto di picco dell'impulso che esce dal tessuto. Cioè, questo punto di picco esce più tardi se c'è molta diffusione. Questa luce si attenua di più nella coda se c'è molto assorbimento. Noi vogliamo vedere dentro i tessuti, non vogliamo fare una fotografia come si può fare con una normale macchina fotografica. E il fatto che ci riusciamo lo vedete da questa misura fatta su una mela. Lo spettro misurato, quindi le variazioni di assorbimento alle diverse lunghezze d'onda, misurato sulla mela con la buccia e senza buccia, è quasi uguale. Perché? Perché noi diamo molto più peso alla polpa che non alla buccia. Cioè la superficie per noi è un interferente, non è un elemento interessante per la misura. Cosa abbiamo fatto con questi principi? Beh, qui la diapositiva si è un po' scombinata, ma il concetto c'è lo stesso. Se andiamo a mandare all'interno del cranio di un paziente, in questo caso è una nostra ricercatrice, della luce mandata da fibre ottiche e la recuperiamo dopo che ha attraversato lo scalpo, cioè le ossa del cranio,
e noi riusciamo a vedere la corteccia cerebrale, riusciamo a misurare le emoglobine ossigenate e deossigenate in tempo reale nella corteccia cerebrale. Se chiediamo al soggetto di fare delle operazioni sia mentali, contare da 1 a 100, sia manuali, stringere un oggetto nella mano, queste operazioni attivano regioni cerebrali che noi individuiamo grazie a queste misure della concentrazione di emoglobina e del suo grado di ossigenazione. Può avere un'importanza clinica? La risposta è assolutamente sì. Il progetto europeo a cui abbiamo partecipato si chiama, eravamo leader come Politecnico di Milano, si chiamava Neuropt, e ha portato a costruire una macchina, quella che avete visto, che può essere usata per vedere le differenze di risposta di un paziente, di un soggetto sano rispetto a un paziente epilettico. Qui vedete che in questo paziente si attiva un'ampia regione cerebrale perché è sano, in seguito a un'attività che gli è stato chiesto di svolgere. Il paziente epilettico invece ha sicuramente una deficienza in questo tipo di attivazione, e questo lo vediamo nell'emoglobina ossigenata e deossigenata. Siamo confrontabili con la risonanza magnetica funzionale, che è uno strumento molto più complicato, molto più invasivo per ottenere gli stessi risultati. Questo principio è stato portato anche a compimento in un altro progetto che ha prodotto un dispositivo per osservare, per monitorare l'ossigenazione del cervello di neonati prematuri, dove c'è un grande rischio di lesioni dovute a anossia nel neonato. Quindi il neonato ha queste fibre ottiche veramente che sono dei capelli sulla testa, e questo può allertare un medico in caso di scarsa ossigenazione. Mammografia ottica, questo è un altro strumento che abbiamo costruito e che è stato sperimentato in clinica per alcuni anni, direi addirittura ormai, con centinaia di pazienti che sono stati analizzati, 7 laser a diverse lunghezze d'onda che vanno a leggere il seno dei pazienti, facendo un'immagine del seno che vi mostro tra un attimo. Purtroppo non ho il tempo di mostrarvi i dettagli dello strumento e vado subito al risultato. Le lunghezze d'onda vanno a vedere i diversi colori della luce, per essere più semplici, vanno a vedere il contenuto di acqua, di lipidi, di emoglobina ossigenata, emoglobina non ossigenata e il collagene, che è fondamentale per il tumore al seno, è un indicatore tremendamente importante. Qui vedete l'esempio di come si vede un tumore con la radiografia, che è invasiva perché produce ionizzazione fatta con raggi X, o con la luce. La luce vede il tumore, ma oltre a vederlo dà anche delle informazioni funzionali che vi spiego tra un attimo. In altri casi si vedono anche altri tipi di lesioni. Qui è solo per mostrarvi un esempio. Questo è un particolare tumore filoide, non ho il tempo di ancora una volta entrare nel dettaglio. Però si distingue molto bene con l'ottica quello che è maligno da quello che è benigno. Perché? Perché le proprietà funzionali del tessuto sono diverse. Questo è l'esempio migliore per spiegarlo. Nel caso di una lesione maligna, la vascolarizzazione aggiuntiva che viene indotta nella crescita tumorale porta a un alto valore di emoglobina, e quindi noi riusciamo a sapere che questa lesione, che i raggi X vedono così, è un tumore perché ha tanta vascolarizzazione. Una ciste che invece è benigna ha dentro dell'acqua, quindi ancora una volta la radiazione X la vede come un'anomalia. Noi sappiamo dalla diffusione, dalla misura della diffusione, che questa lesione invece è benigna, e ancora una volta abbiamo una diagnosi. Questo è un altro grafico complicato che non vi spiego perché veramente sarebbe troppo difficile farlo ora. Noi misuriamo le concentrazioni nel tessuto dei componenti che vi ho detto, acqua, lipidi, collagene ed altro. Perché lo facciamo? Perché troviamo le lesioni, ma facciamo una cosa forse addirittura più importante. Riusciamo a determinare un indice di rischio nelle giovani donne che possono essere inviate a un percorso di monitoraggio più o meno intenso a seconda del fattore di rischio. Quindi se c'è un tessuto fibroso sappiamo che il rischio è più alto, se c'è un tessuto adiposo sappiamo che il rischio è meno alto, e quindi possiamo ridurre le mammografie che poi comunque creano dei rischi al paziente. Questo è l'ultimo strumento che abbiamo costruito con un progetto europeo che combina l'ecografia con
la sonda ottica. Per quale motivo? Perché l'ottica ha un difetto di essere meno risolta spazialmente, meno dettagliata dell'ecografia, ma ha il vantaggio di essere più funzionale, cioè più informativa. Combinando un ecografo con un sistema ottico, siamo confidenti sul fatto di poter diagnosticare i tumori in modo molto più efficace e di vedere anche lesioni piccole. Questo strumento è a San Raffaele e sta facendo misure su pazienti. Fluorescenza. Dario Polli ha parlato di fluorescenza e New Med. È quello che infatti vogliamo fare in New Med. Questo è un esempio di come la fluorescenza sulla dermatologia, queste sono sempre immagini nostre, ha prodotto una diagnosi di un tumore della pelle, un basalioma. Questa fluorescenza non è normale, una fluorescenza un po' complicata che è fatta col tempo di vita. Ancora una volta noi cerchiamo di introdurre delle tecnologie che non sono disponibili sul mercato e che sono frutto della ricerca. Infine New Med, cosa vogliamo fare in New Med? Ecco, questa figura non è nostra, lo dichiaro perché non siamo ancora arrivati a questo punto, ma l'idea è quella di usare un marcatore che si chiama indocianina green insieme alle misure di ossigenazione del tessuto per dare al clinico l'informazione relativa sia alla perfusione del tessuto sia al suo stato funzionale. Lo facciamo però cercando di tenere conto della diffusione, che qui vedete in queste immagini come confonde le cose. Come facciamo a venire a capo della diffusione? Usando della luce che non è uniforme ma è modulata spazialmente. Qui vedete cosa significa modulare la luce: mandare delle figure spaziali che vanno a investigare le diverse profondità nel tessuto. Ecco, grazie a questo tipo di strumenti stiamo costruendo un dispositivo che sarà in grado di vedere nel tessuto sia la fluorescenza sia l'emoglobina. Io con questo ho finito, passo la parola al professor Metrangolo che vi parlerà invece delle sue sonde fatte con i nanomateriali. Grazie Gianluca e buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Il mio nome è Pierangelo Metrangolo del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico è di Milano e insieme ai colleghi Francesca Baldelli Bombelli e Francesco Cellesi progettiamo appunto questi nanovettori per il rilascio di farmaci selettivamente nel cuore malato. Ora non devo certamente spiegare cosa sono le nanotecnologie, ma per darvi un'idea, una molecola tipicamente è un nanometro, il nostro DNA 10 nanometri e ad esempio un virus circa 100 nanometri. Ecco, noi ci muoveremo in questo intervallo tra un nanometro e 100 nanometri per progettare delle nuove medicine che abbiano queste dimensioni. Il motivo è che noi proprio su questa scala nanometrica riusciamo a rendere le nanoparticelle selettive e a sufficienza per raggiungere esclusivamente il sito target ad esempio di un tumore, perché tipicamente i farmaci antitumorali sono farmaci eccezionalmente tossici, d'altronde devono ammazzare le cellule, uccidere le cellule cancerose, ovviamente preservando le cellule sane del corpo umano. Quindi in questa maniera, con la nanomedicina, noi cerchiamo di rendere le nanoparticelle selettive solo per il distretto malato, incorporando nelle nanoparticelle sia farmaci in grado di curare il tumore che magari diagnosticarlo con altissima precisione, nella speranza poi di fornire un trattamento assolutamente personalizzato per il problema del paziente. Ora immaginatevi quindi dei nanovettori, delle sfere contenenti un farmaco. Queste sfere viaggiano nel flusso sanguigno, raggiungono specificatamente il tumore e, interagendo con la membrana cellulare, penetrano all'interno della cellula cancerosa e fornendogli di fatto un farmaco in grado di ucciderle. Che cosa si intende per nanoparticella? In questo caso vediamo delle particelle da noi realizzate. Come vedete, dalle dimensioni si aggirano circa sui 50-100 nanometri, hanno in questo caso una superficie sferica, ma all'interno sono cave, contengono della materia organica peptidica che consente di intrappolare un farmaco antitumorale e invece sono decorate proprio solo in superficie da nanoparticelle d'oro. In questo caso noi possiamo da un lato
introdurre all'interno delle sferette, che come vedete sono cave, dei farmaci, possiamo introdurre dei traccianti diagnostici per fare una migliore visualizzazione del tumore, e poi possiamo invece utilizzare anche l'esterno con le nanoparticelle d'oro per fare tecniche di ipertermia che con la temperatura sono in grado di uccidere le cellule malate. Cos'è un agente di contrasto? Un agente di contrasto, ad esempio, è una molecola di questo tipo che noi abbiamo chiamato perfecta, che è tutta una molecola costituita da atomi di fluoro, perché il fluoro non esiste nel nostro organismo, quindi è chiaro che con tecniche di risonanza magnetica nucleare, proprio come quelle classiche che si fanno negli ospedali, riusciamo a evidenziare il nostro perfecta in distretti, ad esempio, linfonodali, in maniera molto specifica, dove l'abbiamo così introdotto. Questa slide l'abbiamo già fatta vedere, ma sostanzialmente come si prepara una nanomedicina? Prima si sintetizzano le molecole, ad esempio il polimero che si autoaggrega in soluzione, dopodiché si formula il nanovettore, lo si caratterizza con la microscopia sulle sue dimensioni e poi si testa in vitro e in vivo per vederne l'efficacia. Ora io lascerei la parola però a Beatrice, che lavora ogni giorno in laboratorio per preparare questi sistemi e ci spiegherà meglio come funzionano. A voi, Beatrice Bona. Buon pomeriggio a tutti. E come detto poco fa dal professor Metrangolo, adesso vi mostriamo un video in cui vedrete le principali tecniche di laboratorio che utilizziamo per preparare le nanoparticelle e caratterizzarle. In particolar modo il primo step è proprio quello di preparazione dei nanosistemi, e come lo facciamo? Andiamo a inserire una soluzione contenente il farmaco, che era quella soluzione arancione, all'interno di una soluzione trasparente contenente il polimero. Successivamamente lo step successivo è quello di andare a purificare le nanoparticelle, e lo facciamo inserendole all'interno di particolari contenitori che, una volta posti all'interno della centrifuga, ci permettono di purificare le nanoparticelle andando a separarle dalla componente di farmaco che eventualmente non è stata in grado di entrare all'interno delle nanoparticelle. Quindi a valle di questa procedura siamo sicuri di avere proprio solamente nanoparticelle con all'interno il farmaco, e per essere ancora più sicuri, tramite un'analisi in fluorescenza andiamo a vedere che il farmaco che è fluorescente sia effettivamente all'interno delle nanoparticelle. Lo step successivo è quello di andare a valutare la dimensione e la forma delle nanoparticelle. La forma viene valutata tramite microscopia ottica, perché appunto questi sistemi sono molto piccoli e quindi non sono visibili ad occhio nudo, mentre la dimensione viene valutata tramite l'utilizzo di un particolare strumento basato sulla diffusione dinamica della luce, che è il DLS, e le nanoparticelle vengono inserite all'interno di questo particolare strumento, e come output otteniamo una serie di grafici che ci danno un'informazione ben precisa sull'effettiva dimensione e distribuzione delle dimensioni delle nanoparticelle all'interno del nostro campione. A livello di tecnica di laboratorio molto interessante è anche quella basata sui raggi X, che ci permette di andare ad avere un'informazione su quella che è la struttura chimica dei sistemi che andiamo a sviluppare in laboratorio. In particolar modo questa tecnica ci permette di andare a vedere anche a livello atomico come per esempio i vari atomi sono legati tra di loro a formare poi quella che è la molecola finale. Ci permette di avere una caratterizzazione tridimensionale della molecola e a vederla nel suo complesso, come potete vedere da questa parte di video. Quindi andando a vedere i vari atomi. Con questo concludo, questo è un breve sunto di quello che facciamo nel laboratorio, spero che vi possa essere stato di ispirazione per magari un futuro nella ricerca, e passo adesso la parola al prossimo relatore, il professor Roberto Rusconi. Buon pomeriggio a tutti. Possiamo passare alla prossima slide, grazie. Io sono un docente di Humanitas, Humanitas University, e anche ricercatore all'Istituto di Ricerca di Humanitas. Possiamo passare alla prossima slide, grazie. Come abbiamo visto, come ha detto il professor Metrangolo e Beatrice Bona, abbiamo
noi siamo in collaborazione con i colleghi di chimica. In Humanitas ci stiamo studiando come appunto le nanoparticelle e i nanovettori, che abbiamo visto sono fondamentali come un sviluppo di una medicina personalizzata, innovativa, perché permettono di raggiungere in modo estremamente mirato gli organi target e anche possono essere utilizzate come tecniche di diagnostica. È importante però capire come queste nanoparticelle vengono trasportate all'interno del sistema circolatorio, come si muovono all'interno di un vaso sanguigno. E come vedete in questa slide sulla destra, la nanoparticella, quindi rappresentata in bianco, ad esempio, può interagire all'interno, appunto, nel suo viaggio, che può andare appunto da un vaso sanguigno verso il cuore, ad esempio, verso un altro organo. Questa nanoparticella interagisce con delle proteine, ad esempio, che sono disperse nel sangue, e interagendo con queste proteine, in modo particolare per effetto del flusso sanguigno, si può formare queste proteine si possono assorbire sulla superficie della nanoparticella, creando quella che viene detta corona proteica. E lo studio quindi di come si forma questa corona proteica nelle diverse condizioni di flusso sanguigno che la particella può mostrare è estremamente importante, appunto per capire anche perché in quanto questa corona proteica può modificare l'interazione della nanoparticella con le cellule. Grazie, possiamo passare alla prossima slide. E per fare questo, in Humanitas utilizziamo dei sistemi che vengono detti di microfluidica. Questi sistemi non sono altro che la possibilità di creare dei microcanali, quindi canali che hanno delle dimensioni micrometriche, all'interno di un materiale, un polimero trasparente, come vedete sulla sinistra di questa slide. Questo polimero viene detto PDMS, è un polimero biocompatibile, nel quale è possibile appunto creare dei microcanali con qualsiasi tipo di geometria, quindi con delle geometrie che possono ad esempio replicare, mimare la geometria di un vaso sanguigno. E questi dispositivi che vengono poi posizionati si possono posizionare su un vetrino microscopio e quindi visualizzare su un microscopio, tipicamente un microscopio invertito a fluorescenza, è possibile vedere direttamente, come mostrato appunto da questa immagine sulla destra in rosso, dove appunto si vede un canale microfluidico in cui appunto delle nanoparticelle, in questo caso marcate con che sono fluorescenti, si può vedere come queste nanoparticelle vengono trasportate, come interagiscono all'interno di un canale nel quale è possibile poi riprodurre delle condizioni di flusso, quindi di moto del flusso del sangue, tipiche dei divari distretti del sistema circolatorio. Quindi possiamo replicare le condizioni di un'arteria o di un capillare, ad esempio. Oppure si può anche, ad esempio, creare dei canali in cui si va a studiare come queste nanoparticelle si vengono trasportate nel caso in cui ci siano, ad esempio, delle ramificazioni oppure dei sistemi, delle condizioni di ricircolo, ad esempio, caratteristiche del trasporto all'interno del sistema circolatorio. Possiamo passare alla prossima, grazie. Questi dispositivi sono stati sviluppati, negli ultimi 20 anni, si possono sviluppare grazie a una tecnica che viene detta microlitografia. Questa tecnica permette di, appunto, si può disegnare una qualsiasi geometria, quindi un qualsiasi dispositivo, quindi dei canali con delle dimensioni e con delle geometrie ben definite, e queste vengono depositate, quindi si crea utilizzando una maschera che viene esposta ad una luce ultravioletta, e questa maschera crea un'immagine su un film depositato precedentemente su un wafer di silicio, e su questi quindi si creano dei micro rilievi che hanno delle dimensioni che vanno da qualche micron a centinaia di micron. Questo processo viene sviluppato in quelle che vengono dette camere bianche, quindi delle
dei laboratori in cui viene controllata in modo estremamente attento la percentuale di polvere, quindi sono delle camere estremamente pulite. È presente una di questi laboratori, è presente al Politecnico, ad esempio, e da una volta costruiti questi dispositivi si replica, quindi si utilizza questo materiale, questo polimero che abbiamo visto prima, il PDMS, per creare una replica di questi rilievi, e questo crea appunto il canale che viene depositato su un vetrino microscopico. Il vantaggio è che utilizzando questi sistemi appunto è possibile studiare, visualizzare direttamente il trasporto, il moto di particelle, ad esempio all'interno di liquidi, si possiamo utilizzare dei fluidi biologici e anche si può sfruttare in questi casi alcune proprietà caratteristiche della fisiche che si hanno in queste dimensioni, quindi dimensioni di qualche micron, centinaia di micron, come ad esempio mostrato sulla destra di questa slide, dove su questi dispositivi, quando si possono utilizzare fluidi di diverso tipo, questi liquidi continuano a muoversi in modo parallelo, non si mischiano, e questa è una proprietà fisica che si ha a queste dimensioni. Possiamo passare all'ultima slide. La microfluidica adesso si è sviluppata negli ultimi anni e permette appunto non solo di studiare il trasporto di particelle all'interno di un fluido, ma creare delle vere e proprie reazioni chimiche, e, creando appunto in qualche modo, ricreando dei piccoli laboratori su un chip, su un vetrino a microscopio. Questi vengono detti in gergo lab on chip, i laboratori su chip. Da questa tecnologia poi in realtà in questi ultimi anni si sta poi cercando di ricreare, quindi non solo ricreando delle funzioni che sono caratteristiche di diversi organi. Quindi l'idea è di riuscire a ricreare il funzionamento, è possibile andare a ricreare in qualche modo la capacità di assorbire, il trasporto di molecole, di particelle verso o attraverso alcuni organi, e questo è possibile farlo anche in modo integrato, quindi ricreando più di un organo all'interno sempre su un solo chip. E questo sviluppo che è appena cominciato, ma sarà sicuramente molto più presente nei prossimi anni, viene detto appunto di organs on the chip. Quindi l'utilizzo di questi sistemi è estremamente, permette non solo appunto di studiare, capire come alcuni processi biologici o come appunto il trasporto di nanoparticelle avviene verso gli organi, ma anche possibile poi studiare direttamente o testare nuovi farmaci, ad esempio. Vi ringrazio e con questo passo la parola al prossimo speaker. Grazie professore, ringrazio i docenti e i ricercatori che ci hanno illustrato come la ricerca scientifica che si conduce quotidianamente in università e negli istituti clinici stanno rendendo concreta la possibilità per la medicina di essere sempre più precisa, personalizzata e meno invasiva. È fondamentale però per il raggiungimento di questi obiettivi anche il contributo delle aziende del territorio, che adesso ci mostreranno quali tecnologie hanno messo a disposizione per il raggiungimento di questi obiettivi. Lascio la parola alla Optec S.p.A. Grazie, no. Non sono professore, io sono Musazzi Massimiliano e mi occupo della parte tecnico-commerciale per Optec S.p.A., un'azienda del milanese che lavora con la luce. Sostanzialmente noi cerchiamo di realizzare gli strumenti che i relatori che mi hanno preceduto hanno molto meglio di me spiegato, e cioè la possibilità di utilizzare l'interazione della luce, in particolare nel caso che vedremo la luce visibile, la luce nel vicino infrarosso, e la loro interazione con la materia. In questa slide abbiamo riassunto sostanzialmente lo spettro visibile della luce con cui siamo abituati a convivere. Sostanzialmente un oggetto ci appare di un determinato colore perché riflette quella tonalità di colore, e l'occhio umano ha tre recettori
principali sensibili ai tre colori fondamentali, il rosso, il verde e il blu. Dalla combinazione di questi tre colori si ottengono tutti gli altri. Quindi quello che facciamo in Optech è realizzare sistemi ottici che si chiamano prismi separatori di luce, sono dei blocchi di vetro che vedete qui rappresentati in disegni molto molto semplici, ma che illustrano in maniera molto chiara la funzione principale di questi prismi. I prismi separano la luce nei colori fondamentali. Vedete all'ingresso di ciascun prisma la luce simboleggiata da una freccia bianca, che è la luce bianca di cui il professor Polli e il professor Valentini vi hanno parlato in precedenza. All'interno di questi blocchi di vetro cosa succede? Noi con trattamenti superficiali speciali separiamo la luce nei colori fondamentali. Le ultime tecniche sviluppate hanno permesso e permettono di essere molto precisi nella selezione delle componenti cromatiche. Quindi possiamo e realizziamo telecamere che sfruttano, hanno come cuore questi prismi che separano la luce in 2, 3, 4, sino a 5 canali, anche se recentemente siamo stati in grado di allineare una telecamera con 6 canali. Qui in questa foto vedete molto molto chiaramente l'effetto finale di un prisma dicroico. Dicroico significa appunto che separa la luce. Entra la luce bianca, qui dove vedete il mio puntatore laser, ed esce da ciascuno dei canali i tre colori fondamentali. Questo è il classico prisma RGB, red, green and blue, che tutti noi siamo probabilmente abituati a conoscere perché è all'interno delle famose handycam della Sony che tanto hanno spopolato negli ultimi anni. Nei nostri laboratori, in particolare, come diceva il professor Rusconi che mi ha preceduto, in camere bianche, quindi camere a contaminazione molecolare controllata, in ambiente puliti, che hanno un grado di pulizia sempre più spinto per assicurare appunto una ridotta contaminazione, noi effettuiamo l'allineamento e l'incollaggio all'uscita di questi prismi dicroici di sensori ad altissima risoluzione, ottenendo alla fine telecamere come quelle che vedete in questa slide. Queste sono appunto telecamere realizzate che ormai realizziamo da più di 30 anni in Optech, partendo da telecamere a 3 canali sino all'ultima nata, una telecamera a 6 canali. Pensate, questa è in orbita adesso intorno alla Terra per osservazioni satellitari. Quella che vedete adesso puntata invece è una telecamera a 5 canali che quindi combina la luce visibile, questi sensori sono i sensori red, green and blue di cui vi parlavo prima, insieme a 2 sensori sensibili all'infrarosso. E arriviamo quindi all'applicazione di strumenti di questo tipo a apparecchiature medicali. I nostri sistemi ottici vengono utilizzati sia in ambito radiologico, sia in ambito endoscopico. Il chirurgo, il medico, ha delle esigenze sempre più spinte per avere immagini di altissima risoluzione per individuare i difetti piuttosto che, nel caso specifico, i tumori. E qui vediamo proprio l'applicazione. I nostri prismi, combinando la luce visibile con la luce infrarossa, riescono a fornire in un'unica immagine l'informazione, la sovrapposizione dell'immagine infrarossa e quindi dell'effetto di fluorescenza, tanto ben spiegato dai professori che mi hanno preceduto, insieme all'immagine visibile. In queste figure vedete chiaramente sulla sinistra la classica immagine RGB visibile, al centro l'immagine che deriva dalla fluorescenza in ambito infrarossa e qui in maniera artificiale la sovrapposizione delle due, dove il concetto fondamentale è quello che noi andiamo ad evidenziare le cellule tumorali, in questo caso, eccitate dai famosi liquidi di contrasto di cui abbiamo parlato in precedenza.
Ora, concludendo, vedete qui in questi video appunto un'immagine di una telecamera endoscopica che sulla sinistra fa vedere, ricostruita con la luce verde, l'effetto di fluorescenza nell'immagine visibile, e sulla destra invece la componente infrarossa, che invece è evidente attraverso il canale, il quarto canale, in questo caso essendo una telecamera a quattro canali, che quindi permette al chirurgo, in questo caso si vede molto bene, la asportazione in maniera più precisa delle cellule tumorali. Quindi sostanzialmente quello che noi realizziamo in Optec sono telecamere multicanali per applicazioni di questo tipo. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero ardentemente di essere rimasto nei tempi, e lascio la parola a Manuela Bazzarelli che vi racconterà un'altra applicazione speciale di queste tecniche. Grazie e buon proseguimento. Buongiorno a tutti, io sono Manuela Bazzarelli e lavoro in Interplace come data scientist. Interplace è un'azienda italiana che si occupa di analisi e modellazione di dati. E oggi vi parlerò di un progetto svolto in collaborazione con il Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, in cui di fatto l'intelligenza artificiale e la microscopia si sono incontrate con un obiettivo comune, quello di diagnosticare più accuratamente diversi sottotipi di leucemia. Da dove siamo partiti? Possiamo dire che grazie alla tecnologia della microscopia Raman abbiamo raccolto un set di immagini che rappresentavano cellule di pazienti affetti da diverse tipologie di leucemia, in diversi stadi di maturazione della leucemia, e così facendo abbiamo raccolto un insieme di 300 immagini, ognuna delle quali rappresentanti una cellula, e ogni immagine è composta da 64x64 pixel. Che strada abbiamo percorso? L'idea era quella di rintracciare all'interno di ogni immagine, quindi di ogni cellula, la presenza di molecole specifiche. In particolare stiamo parlando di DNA, carotenoidi, mieloperossidasi e gruppo M. Perché abbiamo voluto cercare queste molecole all'interno delle cellule? Perché ad esempio la presenza di mieloperossidasi al 30% piuttosto che al 70% all'interno di una cellula è un indizio fondamentale per capire la tipologia di leucemia che stiamo osservando. In che modo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo? Lo abbiamo fatto utilizzando un algoritmo di clustering non supervisionato su tutti gli spettri di ogni pixel di ognuna delle nostre 300 immagini. Una volta effettuata questa clusterizzazione, abbiamo poi etichettato il nostro risultato per ricondurci alla realtà molecolare reale. Ma vediamo step by step quello che è stato il procedimento seguito. Come primo passo abbiamo dovuto processare le immagini a nostra disposizione attraverso una pipeline di preprocessing molto importante. Come primo obiettivo ci siamo posti quello di rimuovere i raggi cosmici, cioè quelle interferenze che possono intercorrere durante il processo di acquisizione di un'immagine. Parallelamente abbiamo dovuto riconoscere la cellula all'interno dell'immagine. Ad occhio nudo noi riusciamo a capire quelli che sono i contorni della cellula, ma farlo fare ad un computer o una macchina è molto più complesso, e noi ci siamo riusciti attraverso un altro algoritmo di clustering applicato alla regione CH dello spettro medio dell'immagine. Una volta rimosso il background, abbiamo poi applicato altre tecniche, quali lo smoothing, piuttosto la correzione della baseline, piuttosto che l'applicazione di un filtro mediano, per ripulire il segnale e avere così delle immagini pronte per essere processate. Una volta ripulite tutte le cellule a nostra disposizione, abbiamo poi applicato il nostro algoritmo di clustering non supervisionato e abbiamo così ottenuto questo risultato, cioè 32 gruppi di pixel, rappresentati in questo grafico ognuno da uno spettro medio, colorato in maniera differente. E ora la sfida più grande è stata quella di associare ad ognuno di questi gruppi di pixel, ad ognuno di queste linee colorate, un nome.
Per poterlo fare ci siamo affidati alla letteratura, quindi a quello che già altri paper avevano studiato. In particolare siamo andati ad osservare gli spettri specifici di ognuna delle molecole di nostro interesse. Quindi, in particolare, qua vediamo in arancione quelli che sono i cluster di pixel che noi abbiamo etichettato come carotenoidi. Questo perché presentano dei picchi particolari che gli altri spettri in grigio non hanno. Ad esempio, qui vediamo che c'è un picco molto importante all'altezza del numero d'onda 1156 che invece i cluster in grigio non hanno. Utilizzando lo stesso metodo abbiamo poi riconosciuto anche il DNA, l'amiloperossidasi e il gruppo M. Tutti gli spettri associati ai gruppi di pixel che non sono stati riconosciuti né come carotenoidi, né come DNA, né come gruppo M, né come perossidasi, sono stati etichettati invece come citoplasma, cioè un gruppo generico di proteine cellulari. A questo punto abbiamo quindi ogni pixel di ognuna delle nostre 300 immagini etichettato come una specifica molecola. E abbiamo quindi ottenuto un risultato di questo tipo. Qui vediamo solo un sottoinsieme delle cellule a nostra disposizione, in particolare quelle appartenenti alla linea mieloide, nei suoi diversi stati, M0, M1, M2 e così via. I colori rispettano quelli che sono i risultati che abbiamo visto nelle slide precedenti, quindi abbiamo in verde la mieloperossidasi, in arancione il carotenoide, in viola il DNA, in rosso il gruppo M, mentre invece il grigio rappresenta il citoplasma. E come si può ben vedere, emergono dei pattern abbastanza interessanti. Innanzitutto la percentuale di mieloperossidasi risulta crescente in maniera progressiva. Partiamo da M0 in cui è quasi totalmente assente e arriviamo poi allo stadio M3 in cui invece la presenza di mieloperossidasi è quasi totalizzante. Un altro pattern interessante è quello della presenza dei carotenoidi. Vediamo che in M5A ce ne sono molti, negli altri stadi invece è quasi del tutto assente, mentre invece M6 è totalmente differente dagli altri stadi in quanto completamente composto da gruppo M. In particolare qui vediamo tre casi campione, una cellula M0, una cellula M2 e una cellula M5A. Qui in alto vediamo quello che è il risultato del nostro clustering sulla spettroscopia Raman e in basso invece vediamo la stessa cellula presa in bright field. E, come possiamo vedere dalla rappresentazione sulla prima fila, riusciamo a capire molto meglio quella che è la composizione molecolare della cellula e addirittura in alcuni casi siamo riusciti ad individuare anche alcuni aspetti morfologici della cellula, quindi in particolare ad esempio ad individuare quello che è il nucleo. Concludendo, in questa slide c'è un risultato aggregato di tutte le considerazioni che abbiamo visto, ricompaiono quelli che sono gli insight già citati, quindi la presenza crescente di mieloperossidasi sulla linea ML, la presenza di carotenoidi particolare per il gruppo M5A, la presenza totalizzante del gruppo M per il gruppo M6 e da qui quale tipo di conclusioni possiamo trarre? Sicuramente possiamo dire che se in una cellula c'è una presenza di mieloperossidasi superiore al 70%, quasi certamente stiamo parlando di leucemia di tipo ML/M3. Con questo ho concluso, ringraziamo la Fondazione Don Carlo Gnocchi e l'Ospedale San Raffaele che ci ha fornito insomma, gli strumenti e i dati per poter effettuare questa analisi e passo la parola al professoressa Anna Maria Paganoni. Si va avanti così. Bene, buonasera a tutti. Mi presento, sono Anna Maria Paganoni, docente di statistica e lavoro al Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano e vi ruberò qualche minuto per passare dalla scienza a un argomento di sensibilizzazione sociale, diciamo così. Allora, la questione e il titolo del mio breve intervento è Women in STEM. Qui vedete le fotografie di tutte le ricercatrici più o meno giovani che collaborano a questo
a questo progetto e il mio interesse a portare all'attenzione della società, diciamo, questa questione è il fatto che è risaputo e ormai vi sono molti lavori anche scientifici per cercare di capire le motivazioni di questo fatto, di un forte sbilanciamento di genere all'interno delle discipline cosiddette STEM, dove STEM sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics. C'è un forte squilibrio nella percentuale di donne che frequentano i corsi STEM in Italia, ma più in generale nel mondo, e le ragazze iscritte ai corsi STEM presentano risultati accademici anche più elevati, però a fronte poi di tassi di occupazione e retribuzione più basse rispetto agli uomini, fenomeno che viene anche riportato come il fenomeno del payback. A un anno dalla laurea il tasso di occupazione degli uomini arrivati nelle discipline STEM è più elevato e oltretutto gli uomini dichiarano di percepire in media una retribuzione mensile netta di quasi 100 euro maggiore rispetto alle controparti femminili. Le motivazioni sono motivazioni trasversali alla scienza e anche alla psicologia, perché si sta dimostrando sempre di più che un importante ruolo che ha nel divario di genere è giocato dall'autostima che già le donne di per sé si costruiscono o non si costruiscono negli anni di scuola rispetto alla controparte maschile. Se avrete tempo vi consiglio di seguire questa TED esposta da la fondatrice di una grossa impresa che si chiama Girls Who Code, e il messaggio è be brave, not perfect, whatever your gender, perché il problema è che proprio il fatto che le donne tendono a essere meno brave, meno sfidanti di quanto possono essere gli uomini, e quindi perseguire un tentativo di perfezione che le penalizza, tant'è che, come si vede in questo diagramma, a fronte anche di competenze e di probabilità maggiori di successo, le probabilità di abbandono nelle discipline STEM da parte delle donne sono molto maggiori di quelle da parte degli uomini. E proprio perché le ragazze hanno già dall'età, dalle scuole superiori o anche prima, una minore fiducia in se stesse, nelle proprie capacità all'interno di queste discipline rispetto alla controparte maschile nella maggior parte dei paesi. Qui vedete un grafico in cui si vede che anche meno ragazze rispetto ai ragazzi aspirano a carriere nel campo delle discipline STEM, pur essendo tra i top performer in queste discipline. Quindi c'è una grande abilità, una grande capacità, ma poi una minore ambizione nel perseguire carriera all'interno di queste discipline. E soprattutto mi appello anche e soprattutto alle ragazze, perché come riferito in questi due statement, molti di questi gender gaps sono dovuti a bias, a stereotipi che si diffondono e che non hanno nessun fondamento sociale o culturale. E come riportato in una intervista del prorettore alla ricerca del Politecnico di Milano, se gli algoritmi ci discriminano dipende anche da noi donne, e quindi sta alle donne di non soggiacere a questi stereotipi che le penalizzano a fronte di una realtà che è molto diversa. Concludo ricordando che il Politecnico ha fondato un centro per le pari opportunità politecniche, a cui sono agganciate anche delle iniziative di finanziamento di borse di studio riservate alle ragazze. Quindi ragazze, non fatevi problemi e unitevi alla comunità dei ricercatori nell'ambito delle STEM. Grazie. Grazie mille professoressa, grazie a tutti i relatori che sono intervenuti oggi e chi ci ha seguito su questi temi così importanti. Ringraziamo anche Regione Lombardia che ha cofinanziato le attività del progetto NewMed e tutti i partner che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. Per ogni informazione sul progetto potete trovare online il sito progetto-newmed.it, mentre se desiderate rivedere il video della diretta di oggi resterà online sul canale YouTube Polimi. Grazie nuovamente per l'attenzione e buona serata.